Il suo intervento, signor Presidente del Consiglio, esige risposte in nome della verità e della libertà. Da 2 mesi 60 milioni di italiani sono comprensibilmente in un regime che ricorda lo stato degli arresti domiciliari per una esigenza sanitaria. La politica ha il compito di dire parole di chiarezza e di forza. Non usciremo da questa dinamica con un paternalismo populista o con una visione priva di politica. E allora del suo intervento prendo 3 punti. La prima, l'analisi economica. La seconda, il riferimento alla Costituzione. E la terza, un appello che le rivolgo da parte della maggioranza, un ultimo appello da parte della mia forza politica. Ciò che lei ha detto sull'analisi economica è ampiamente condivisibile. Non ho trovato parole in ciò che lei ha detto che non si debbano sottoscrivere. Il punto di partenza però, signor Presidente, per noi è quello che la collega, Presidente del Gruppo delle Autonomie, senatrice Unterberger, ha espresso in modo perfetto qualche istante fa. Nessuno le ha chiesto di riaprire tutto. Perché qualcuno che dicesse oggi di riaprire tutto andrebbe ricoverato lui per primo. Noi abbiamo detto una cosa ben diversa. Perché il lockdown italiano è diverso da quello francese, spagnolo, tedesco, non da quello sudcoreano o cinese? Noi le diciamo perché, signor Presidente, non ci facciamo carico di una riapertura graduale in sicurezza che non sia sottovalutazione del virus. Il coronavirus è una bestia terribile che ha fatto 30.000 morti nel modo più vigliacco, perché ha impedito ai nostri anziani di stringere la mano nell'ultimo momento ai propri figli, ai propri familiari. Il coronavirus è un nemico vigliacco, ma noi non siamo dalla parte del coronavirus quando diciamo di riaprire, pensiamo di onorare quella gente di Bergamo e di Brescia che non c'è più, che ci avrebbe detto, se avesse potuto parlare, ripartite anche per noi, perché ha fatto della vita in tutti i momenti un'occasione di sacrificio e di fatica. Signor Presidente, parliamoci chiaro, ci sono delle cose che non hanno funzionato, lei non le ha citate e credo che abbia fatto bene a non aprire qui la discussione su quello. Io gliene do atto. Le RSA, il tema delle zone rosse, la mancanza di mascherine, il ritardo nei tamponi. Di tutte queste discussioni dovremo parlare, ma queste sono le cause della diffusione del virus, non un runner di troppo che viene inseguito con l'elicottero della Guardia di Finanza. Di fronte a ciò che è accaduto in Italia come nel mondo, perché è una pandemia, c'è un'emergenza globale che cambierà tutto, cambierà la storia del nostro paese, ma cambierà la storia del nostro pianeta, come sta già cambiando la storia dell'Europa, oggettivamente. E di fronte a questa emergenza incredibile, noi non possiamo delegare tutto alla comunità scientifica. Figuriamoci se io non sono contento di vedere questa grande passione per la comunità scientifica che sta prendendo tutto il Parlamento, anche forze parlamentari che negli anni scorsi attaccavano i virologi o addirittura si proclamavano Novax. Io sono entusiasta quando vedo che sono tutti novelli esperti di laboratorio, sono tutti per la ricerca, bello. Però vede, signor Presidente, questo Paese, non per colpa sua, ma negli ultimi 30 anni ha già avuto dei momenti in cui si è fermato ed ha abdicato le proprie responsabilità, questa politica. Lo ha fatto negli anni 92-93, quando la politica ha abdicato di fronte alla magistratura. Lo ha fatto nei primi anni del decennio scorso, quando la politica ha abdicato di fronte ai tecnici dell'economia. Oggi noi non possiamo pensare di chiedere a un virologo non di come combattere il virus, ma di come combattere la disoccupazione o la carneficina di posti occupazionali o di come decidere la qualità della vita tra di noi. E allora, signor Presidente, il punto fondamentale, che lei non ha detto, ma sono certo che lei sta a cuore, è che tocca alla politica affrontare la nuova divisione. Quante volte, onorevoli colleghi, ci siamo detti che c'è una divisione tra nord e sud in Italia? C'è. Tra elite e popolo? C'è. Tra ricchi e poveri? C'è. C'è una divisione più profonda in questo momento. È quella tra garantiti e non garantiti. Attenzione, perché tutti noi abbiamo paura del virus. Tutti quelli che ci seguono a casa hanno paura per le proprie famiglie. Fanno bene. Però la differenza è che chi ha un posto di lavoro, o uno stipendio, o la certezza, come abbiamo tutti noi in quest'Aula, di arrivare alla fine del mese e di essere a posto, vive questa fase di difficoltà con preoccupazione personale, ma anche con la certezza di poterla affrontare, prima o poi ne usciremo. Poi c'è una fetta di persone
che sono i lavoratori autonomi, le partite IVA, i baristi, i ristoratori, i commercianti, che stanno piangendo la notte, non soltanto avendo paura di giorno. Di fronte a questa nuova separazione e divisione, io ho l'impressione che noi non stiamo mettendo in piedi tutti gli strumenti, perché se aspettiamo gli atti d'amore delle banche e moriamo tutti dissanguati di liquidità, noi abbiamo un problema oggettivo, che è questa separazione crescente tra i garantiti e i non garantiti. Se chiude un negozio, non è soltanto che fallisce una famiglia, ed è un problema enorme, ma è anche, lasciatevelo dire da un ex sindaco, è quella via che diventa meno forte. Vedete, se chiude un negozio non è soltanto Amazon che prende più posti. Se chiude un negozio, quella via è meno sicura per quando mia figlia esce la sera, perché non c'è più la dimensione civile e sociale. Ecco perché noi la richiamiamo, signor Presidente, ad avere uno sguardo più ampio sul futuro economico. Glielo diciamo condividendo ciò che ha detto nella parte in cui si è espresso sulle misure economiche e dando la garanzia che noi saremo al suo fianco votando a favore il decreto predisposto dal ministro Gualtieri. Ma attenzione, c'è un mondo fuori che cambia. Gli altri paesi stanno andando avanti sull'artificial intelligence, sulla robotica, sulla sostenibilità, su come investire sulla medicina personalizzata, mentre noi abbiamo ancora il titolo quinto sulla sanità. E di fronte a questo, ora è il momento di agire, prevenire, non rincorrere. Questa è la differenza tra la politica e i sondaggi. Vengo ai due punti finali. Signor Presidente, il primo sulla Costituzione, non me ne voglia, perché io esprimo un'opinione diversa dalla sua, non contestando la legittimità del DPCM, che ha la sua base, come lei ha ricordato, in un decreto legge regolarmente votato e come anche in mattinata si è discusso in un momento di confronto civile tra maggioranza e opposizione. Questo è un dato di fatto. Il punto è che in momenti di emergenza come questo, lo ha detto la Presidente della Corte Costituzionale, professoressa Marta Cartabia, a cui rivolgo un deferente omaggio e un rispettoso saluto, lo ha detto con molta chiarezza: in queste situazioni di emergenza la Costituzione è la bussola. Non abbiamo mai avuto un quadro derogatorio così ampio rispetto ai principi e alle libertà costituzionali come in questo momento, nemmeno durante il terrorismo. Allora, di fronte a questo, richiamarla, signor Presidente, a un utilizzo diverso del DPCM non è atto di lesa maestà. Lo dica ai suoi collaboratori della comunicazione che dal giorno dopo continuano a dipingermi come uno che cerca di fare una polemica politica di parte. Sto cercando di aiutare me stesso e lei e tutti noi a ricordare che non può essere un DPCM a decidere se l'amicizia è vera o non è vera, viceministro Sileri. Non può essere un DPCM a dire se il rapporto di fidanzamento è saltuario o stabile, perché se noi entriamo in questo stiamo entrando in un campo che ci avvicina allo stato etico, non allo stato costituzionale. E lei, signor Presidente, che utilizza le parole con grande attenzione, sia più prudente, la prego, quando parla agli italiani. Lei ha detto 11 volte, io l'ho ascoltata con attenzione, noi consentiamo. Nel campo delle libertà costituzionali, il Presidente del Consiglio, come pure un qualsiasi parlamentare, non consente. Perché le libertà costituzionali vengono prima di lei. La libertà costituzionale le permette di essere dove lei. È quella visione della Costituzione octroyée, concessa, tipica dell'Ottocento, che viene richiamata da uno che dice consento ad altri la libertà. Lei non la consente la libertà, lei la riconosce la libertà. E siccome so che ne è certo, e ha fatto una citazione dotta greca, mi lasci dire con Seneca, nell'aula del Senato risuoni la parola di Seneca, non licet tibi, qui quam arbitrio tuo facile. Non licet tibi, ma non al Presidente Conte, a qualsiasi Presidente. Lo dico qui perché in quest'aula io rivendico di aver contribuito a creare un altro governo quando un senatore, il senatore Salvini, ha chiesto i pieni poteri. Non li abbiamo negati a lui per darli ad altri. È un fatto costituzionale che dobbiamo tutti insieme difendere. Chiudo sul terzo e ultimo punto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto che questo governo non lavora con il favore delle tenebre. E il fatto che la Lega abbia dei dubbi su ciò che sto dicendo mi sembra un elemento che rafforza il mio ragionamento. Le posso garantire, senatore Centinaio, che le sue considerazioni mi esaltano, non mi preoccupano. Il punto fondamentale è un altro. Il punto fondamentale è un altro. Il Presidente del Consiglio dice: noi parliamo con chiarezza. La guardo negli occhi, Presidente, perché noi rispondiamo con la stessa chiarezza. Noi non ci siamo dietro ai giochini che talvolta le veline di Palazzo Chigi alimentano.
ho fatto quel mestiere, so come si fa a alimentare le veline. Noi glielo diciamo in faccia. Signor Presidente, siamo a un bivio. Lei è stato bravo a rassicurare gli italiani. Lei è stato molto bravo in questi 2 mesi a dare parole di calma e di rassicurazione. Non era facile. Dovremmo riconoscerlo tutti. Il punto però è che nella fase 2 della politica non basta giocare sulla paura o sul sentimento della preoccupazione. C'è una ricostruzione da fare che è devastante, che richiederà molta politica, visione, scelte coraggiose e che non può essere ferma nel modo con il quale noi abbiamo iniziato, come le ha detto Unterberger. Allora, signor Presidente, siamo a un bivio. Si può stare a inseguire le dirette Facebook che fanno crescere i followers? Oppure si può cercare di fare quelle statistiche, si può cercare di che sono le statistiche per cui crescono i disoccupati? Io vorrei che lei desse un occhio in più ai dati dell'Istat e un occhio in meno ai sondaggi e avesse il coraggio di dire che di fronte all'emergenza occupazionale, alla carneficina che ci prospetta la situazione che stiamo vivendo, occorre uno sforzo di tutti. Tocca a lei decidere. Se lei ci vorrà al suo fianco, noi ci saremo a condizione di fare le cose che servono agli italiani. Se dobbiamo essere su un crinale populista che dice alla gente quello che la gente piace sentire, noi non saremo al suo fianco. C'era un grande senatore, si chiamava Mino Martinazzoli, che in un momento delicato della vita di questo paese, a chi lo contestava disse: fate come volete, ma la politica è altrove, noi vi aspetteremo là. Se lei sceglierà la strada del populismo, non avrà al suo fianco Italia Viva. Se lei sceglierà la strada della politica, la aspetteremo là. Ha chiesto di parlare il senatore La Russa, ne ha facoltà per 10 minuti. La ringrazio, Presidente. Lascio che si esauriscano gli abbracci e gli applausi per il collega Matteo Renzi e all'esito del suo intervento aspetto che il Presidente Conte finisca di parlare, come si usa nelle aule del Tribunale, visto che lui è l'avvocato del popolo. Le volevo notificare, Presidente Conte, che lei non ha più una maggioranza. Se ho capito l'intervento di Renzi, lei era già sotto condizione, ma Renzi gli ha detto: io ti ho creato, io ti posso distruggere. Esattamente questo è il senso dell'intervento di Matteo Renzi. Matteo, è la verità. E devo dire che alcune cose che ha detto le condivido, l'ho persino applaudito in un paio di passaggi, perché era e sembrava un intervento responsabile della opposizione. Vede, lei nel suo intervento, Presidente, sia qui sia alla Camera, quindi non era un inciso, era predisposto, ha usato una frase identica: non è il mio, il suo, un programma elettorale destinato a raccogliere il consenso. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Vuol dire che lei sa benissimo che tutto quello che lei ha detto forse può essere inteso come un tentativo maldestro, ma pur sempre un tentativo, di avere un consenso che gli elettori non le hanno mai dato, di accrescere il suo personale gradimento. Per carità, non voglio dire che lei non abbia pensato a contrastare il virus, ci mancherebbe. Voglio dire che il pensiero predominante non è stato solo quello: combattiamo il virus, ma come combattiamo il virus accrescendo il mio gradimento, il mio consenso? Come fare a far dimenticare che nessuno mi ha dato quel ruolo con un consenso popolare? Vede, Presidente, noi da 3 mesi ci stiamo sforzando di essere responsabili, di mettere vicino allo zero il diritto dell'opposizione di contrastare il governo e di annullare, o quasi, il dovere dell'opposizione di vigilare affinché gli atti di chi governa, di chi comanda, non siano arbitrari, non travalichino le leggi, le stesse norme costituzionali. Le abbiamo concesso
tutte le attenuanti possibili, dettate dalla eccezionalità di questa emergenza che abbiamo riconosciuto. Abbiamo voluto non drammatizzare per lunghe settimane gli errori, i gravi ritardi, le inadempienze, le ingiustificate discrezionalità. Penso ai mafiosi usciti e ai cittadini chiusi in casa. Penso alle manifestazioni per il 25 aprile, sì, e due ieri ragazzi multati perché portavano un fiore il 29 aprile alla memoria di Sergio Ramelli. Questo penso, così come penso che agli spacciatori nigeriani nei parchi è consentito stare, a un bambino passeggiare, invece assolutamente no. Ma a tutto c'è un limite. Sono 3 mesi dallo stato di emergenza, 2 mesi dal primo decreto, sono passate ben 10 sue confuse conferenze stampa, spesso inutili, fatte prima dei provvedimenti. Ci sono stati 218 atti e, udite, udite, la nomina, non parlo delle nomine Eni, Endi, su quelle facciamo stendere un velo pietoso, la nomina di 450 esperti di sua nomina, oltre a quelli che ci ammannisce la televisione, per cui qualcuno dice che sono diventati più gli esperti dei contagiati in Italia, probabilmente. Noi non abbiamo mai avuto, a fronte della nostra disponibilità, un solo atto di condivisione. Sa oggi quanti pareri favorevoli sono stati dati agli emendamenti proposti da tutta l'opposizione? Lo sa, lei era di là, lei era alla Camera, glielo dico io. Zero! Zero! Neanche un solo emendamento col parere favorevole di questo governo che chiede collaborazione. Abbiamo quindi il forte convincimento che lei, attraverso una esposizione mediatica, solitaria e senza contraddittorio, stia tentando di accrescere il consenso, non solo di combattere il virus. Ha voluto accentrare su di sé poteri che non hanno Trump, Putin, che non ha Orban, l'avete martoriato, eppure quello almeno se l'è fatto dare dal Parlamento, che non ha mai preteso Salvini per una frase detta in un comizio, anche prima è stata paragonata a degli atti amministrativi. Allora, poteri, quelli del DPCM che lei qui ha difeso, che Baldassarre e l'attuale anche Presidente della Corte Costituzionale garbatamente le hanno ricordato, non esistono. I suoi DPCM possono essere impugnati anche davanti al TAR, altro che limitare i diritti costituzionali degli italiani che lei ha fatto e a cui noi ci siamo piegati nei giorni della prima emergenza, ma non dopo 3 mesi. E allora dice, ma io l'ho fatto perché nel primo decreto c'era scritto e altri atti eventuali, una frase del genere. Ah, si limita la Costituzione con una frase di rito, o così come con l'ultimo decreto, l'ultimo, lei vorrebbe preventivamente alla cieca che noi le autorizzassimo di dare multe salate ai cittadini per comportamenti che non sono ancora definiti. Lei dopo deciderà quali sono i comportamenti. È finita. Il Parlamento vuole tornare ad essere centrale nella scelta dei provvedimenti che servono al Paese, ai cittadini, alle imprese, alle famiglie. Fosse stato almeno inutile, ma è stato finora molto difettoso quello che abbiamo fatto. Vede, la maggior parte di quello che abbiamo fatto lo diceva già mia nonna. Mia nonna mi diceva che dovevo lavarmi le mani, sempre, che non era educazione stare molto vicino alle persone quando parlano, e mi ricordava anche che è buona educazione non avere la pretesa di sapere tutto. Ecco, vada da mia nonna, anziché i suoi 450 esperti. Ma siccome non voglio solo dire che è roba nostra, guardi, ci sono tutti i giornali, lei direbbe, eccoli qua, Giornale, Corriere, Libero, no, Corriere no, Giornale, Libero, Verità, tutti i giornali che potrei citarle, ma non glieli cito. Gli cito quello che dice ieri il Corriere della Sera, certamente non è di Fratelli d'Italia il Corriere della Sera. In prima pagina,
a firma Gramellini, le estrapolo una frase, ma non è una frase contraddetta dal resto. Parlando dei suoi esperti e di lei, dice: il misterioso comitato tecnico-scientifico che nella prosa ispirata di Conte incarna il totem dello scaricabarile da citare all'occorrenza per dare una patente di autorevolezza all'incomprensibile Corriere della Sera, non Ignazio La Russa. Così come sono in grado di dirle che non siamo solo protesta, siamo proposta. I dati che lei non ci ha dato, i dati confusi che emergono anche dalle statistiche, noi li abbiamo studiati a fondo e abbiamo visto per esempio che il tasso di letalità, cioè il rapporto tra i contagiati e i morti, è zero, dicesi zero, fino a 40 anni, al netto di coloro che hanno gravi, gravissimi pregressi e criticità, zero, che rimane alto sopra i 70 anni e che non è possibile dividere per regioni o, peggio, come lei ha fatto finora, rendere l'Italia uniforme, quando in regioni come la Sicilia, non parlo della solita Basilicata, il rapporto tra abitanti e contagiati è bassissimo, per esempio, bassissimo. C'è bisogno di assumere provvedimenti, evidenziando eventuali zone rosse, zona per zona, ma ancora di più. Noi le chiediamo test a tappeto per monitorare veramente chi ha il diritto di poter uscire, lavorare, operare, chi invece deve stare in quarantena, testa a tappeto. Noi le chiediamo soprattutto di non discriminare categoria da categoria, settore da settore. L'apertura non deve rispondere a un'appartenenza a un settore piuttosto che a un altro, ma al rispetto di un protocollo che lei, il governo, i suoi mille hanno il dovere di redigere uguale per tutti. Chi rispetta quel protocollo può lavorare, qualunque sia la sua categoria, qualunque sia il suo ruolo di lavoro. Vede, dovrei continuare con le nostre altre proteste, la sanificazione di tutti i luoghi pubblici, li conosce, glieli abbiamo detti, tanto rimangono inascoltati. E allora, siccome vedo che non ho molto tempo, mi sembra di capire, Presidente, per concludere, e non voglio concludere con le parole dell'opposizione, non voglio concludere con chi, come ha fatto Giorgia Meloni alla Camera, le ha puntualizzato punto per punto le cose che ci aspettiamo lei faccia, non la indicazione dei capri espiatori come lei ha vergognosamente fatto in una conferenza stampa senza contraddittorio. Noi qui gliele diciamo le cose, in faccia, davanti a lei, non in favore di Camera. E io concludo di nuovo con le parole. Potrei concludere con Repubblica, perché anche Repubblica oggi l'accusa di fare provvedimenti incostituzionali, ma concludo di nuovo col Corriere della Sera, parlando di economia. Sempre in prima pagina dice: l'economia aspettava risposte chiare. Non sono previsti aiuti a fondo perduto, invece, neanche per chi quel fondo lo ha toccato. E poi conclude dicendo: ieri il Presidente del Consiglio ha chiesto espressamente un atto d'amore alle banche, un atto d'amore alle banche, preferendo, come Stato, di praticare l'astinenza. Così conclude il Corriere della Sera: almeno i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri più poveri. E questo dovrebbe risolvere una volta per tutte il problema del distanziamento. Auguri, Presidente, auguri. Una nota introduttiva, visto che quasi tutti gli interventi della maggioranza si sono concentrati su un attacco alle opposizioni, alla Lega e al centrodestra. Io ricordo, non a voi, che evidentemente avete la memoria corta, ma a chi ci guarda da casa, che se il governo potrà usare per gli italiani i 55 miliardi di euro di cui si parla oggi, è solo perché la Lega e il centrodestra sono stati in quest'Aula e hanno votato questo provvedimento. Questo per onestà.
Ed è strano, lo dico al presidente Conte, che si rimproverino ogni nefandezza a Salvini, alla Lega e al centrodestra, ma se noi oggi non fossimo per responsabilità e per amore dell'Italia rimasti qua dentro, voi avreste perso per strada giorni e miliardi di euro. Quindi quantomeno siate presenti quando si tratta di votare. Allora, io ho sentito durante il suo intervento tanti buoni propositi, faremo, studieremo, aiuteremo, lavoreremo, prepareremo. Ricordo un suo tweet del 6 aprile, che rileggo testualmente: 400 miliardi subito di liquidità alle imprese italiane, oltre ai 350 miliardi già liberati. Parliamo di 750 miliardi per le imprese. Lo Stato c'è, l'Italia corre. Dopo 20 giorni temo che a correre sia stata la sua fantasia, perché gli italiani stanno andando avanti con i loro risparmi e con le loro forze. E oggi abbiamo sentito tanti altri impegni, però il giudizio attribuito con questi tre aggettivi non è mio. Fase 2, dal governo un caotico susseguirsi di misure incerte e contraddittorie. Non è il sovversivo Salvini, è il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi. Quindi se siete riusciti a far indispettire in una settimana vescovi, imprenditori, baristi, parrucchieri, ristoratori, genitori, o sono tutti leghisti o sono tutti realisti. Evidentemente state sbagliando qualcosa. Si può sbagliare nella vita, basta non ricommettere l'errore. 15.000 geometri non hanno avuto i 600 euro, 30.000 avvocati non hanno avuto i 600 euro, disabili, malati di tumore, vedove che magari prendono 50 euro di reversibilità non hanno avuto i 600 euro. La preghiamo a nome degli italiani di tornare sulla terra e di occuparsi quelle che magari per qualcuno sono incombenze quotidiane, ma per molti italiani sono la differenza fra la vita e la morte. Di belle parole ne abbiamo sentite abbastanza. Poi, che cosa si aspettano i cittadini dal governo, in Italia e in tutto il mondo? Regole certe, diteci cosa fare, lo facciamo, in base a quello che ci dite di fare, noi usciamo o non usciamo. Io ho l'impressione che qualcuno stia trattando gli italiani come un popolo di bambini dell'asilo, che vanno accuditi, a cui va concessa una passeggiatina ma non troppo lontano, un giro in bicicletta ma non troppo lontano. Io penso che gli italiani si siano dimostrati un popolo straordinariamente rispettoso, e questo sia di lezione a qualche altro paese europeo, e ogni riferimento è a qualche quotidiano tedesco che parlava di italiani, pizza, mafia e mandolino, e abbiamo dimostrato di essere un popolo ricco di dignità e di generosità. Però restituiamola questa fiducia, Presidente, agli italiani. Lei ha nominato, lo ricordavano i colleghi, di maggioranza e di opposizione, decine di commissari, esperti tecnici, task force che dovrebbero spiegare agli italiani che cosa devono fare. Diteci poche cose, e quelle però si devono fare. Noi non abbiamo capito, cittadini da casa che stanno seguendo il discorso, chi può riaprire e chi non può riaprire, chi deve mettere le mascherine, quanti clienti, a che ora si apre, a che ora si chiude, bar, ristoranti, parrucchieri, agenti di commercio, albergatori. Lei non è pagato per elencare quello che non va. Lei è pagato dagli italiani per risolvere quello che non va. È una bella differenza, noi possiamo proporre, lei deve operare, e c'è una grande differenza. La cassa integrazione, i cittadini si ricorderanno la promessa solenne del 26 marzo in diretta Facebook, a tutti entro metà aprile, siamo al 30 aprile, che fine ha fatto? Non è più il momento di perdersi in cavilli, certo c'è qualche problema. Abbiamo come l'impressione, questo ce lo dicono tutti gli imprenditori, piccoli, medi e grandi, che ci sia qualcuno che conta più di altri nell'influenzare il governo. Non le imprese, non i produttori, non i lavoratori, non i genitori, ma qualche lobby ben potente. Facciamo un nome a caso, la CGIL,
C'è un paese intero in ostaggio della CGIL, che dice quello che si può e non si può fare. E i voucher in agricoltura no, e i voucher nel turismo no, e la pace fiscale no, e lo stralcio del codice degli appalti no. Probabilmente questi signori non hanno il problema dell'incasso a fine mese. Il governo deve scegliere fra la burocrazia e lo statalismo e la libertà e i produttori. Noi preferiamo la libertà e i produttori, con tutto rispetto della CGIL. Però scelga. Oggi molti cittadini si aspettavano una parola certa sui mutui, che per molti non sono sospesi e vanno all'incasso. Sugli affitti, e non c'è nessuno se non qualche promessa. Sulle bollette di acqua, luce e gas. Teniamo chiusi gli italiani in casa per 50 giorni, consumano di più, non possono lavorare, non possono fatturare, ma devono pagare. E di più, si sentono dire che l'Agenzia delle Entrate è pronta a bussare alle loro porte con 8 milioni di cartelle esattoriali. In un paese normale, quegli 8 milioni di cartelle esattoriali in tempo di emergenza vengono stralciate e stracciate una dopo l'altra. Mi rifiuto di pensare che lo Stato entri in casa o entri in negozio di gente in difficoltà con le cartelle esattoriali. Ci sono tante proposte che abbiamo. Le famiglie, finalmente ci si è ricordati delle famiglie, per il momento zero. Per il momento zero, però accogliamo i buoni propositi. C'è un tasso di natalità preoccupante, c'era prima del virus, lo sarà a maggior ragione dopo il virus. Tanti cittadini si domandano, siccome i soldi non ci sono per tutti, si tratta di fare alcune scelte. È vero che lo Stato garantisce 25 euro al giorno per accudire un immigrato sbarcato a Lampedusa? Io penso che un bambino nato in Italia meriti almeno gli stessi 25 euro al giorno. Non dico di più, ma almeno gli stessi 25 euro al giorno. Scuola è un'occasione storica, investimenti in tecnologia, però non bisogna fare favori agli amici degli amici. Io leggo che giustamente bisogna limitare gli spostamenti, ma io mi domando come limitare gli spostamenti e coniugarlo con un concorsone che muoverà per l'Italia decine di migliaia di insegnanti, quando ci sono 200.000 insegnanti precari che da anni vanno nelle scuole, che possono essere stabilizzati domani mattina, senza far perdere tempo a nessuno, essendo pronti per settembre. Quindi evidentemente ci sono insegnanti di serie A e insegnanti di serie B. Cittadini di serie A e cittadini di serie B. Il grande tema comune è quello della libertà, che ci distingue, sì, e spero di poterlo dire, da una certa mentalità e da una certa cultura sociale, economica e filosofica di sinistra. L'abbiamo sentito in questi interventi. Lo Stato, centralizzare, burocratizzare, verificare, controllare a priori, in un momento di emergenza e di ricostruzione nazionale. Il mio e il nostro progetto è esattamente il contrario: restituire totale libertà di azione ai cittadini e agli imprenditori di questo Paese. Affidarsi e confidare in chi crea lavoro e crea ricchezza, libertà d'impresa, libertà educativa, libertà di culto, libertà sindacale vera, libertà personale, certezza della pena. E noi aspettiamo in quest'aula il ministro Bonafede che ci venga a spiegare perché sono usciti dal carcere decine di mafiosi, ergastolani e delinquenti, con gli italiani chiusi in casa per qualcuno. Il lockdown non funzionava. Vado alla fine, rivolgendomi al... Era ora. O quale rispetto? Vabbè, e poi siamo noi quelli sgarbati. Qua c'è qualcuno che si è permesso di dire che stanotte noi, facendo una scelta politica ben precisa, dormire in quest'aula per portare in quest'aula la voce degli italiani, lo faremo fino a che in quest'aula non si daranno risposte concrete agli italiani. Basta chiacchiere, basta parole. Che pazienza. Comunque io mi domando
se fra coloro che sono intervenuti nella maggioranza, tranne qualcuno che ha espresso giudizi assolutamente chiari ed evidenti, se qualcuno di coloro che hanno parlato ha mai parlato con una partita IVA, è mai entrato in un negozio, ha mai avuto un problema col mutuo, mi sembra che viviate su Marte. Faremo. La prossima volta, Presidente, venga a dire abbiamo fatto. È questa la differenza. Chiudo con una riflessione che è quella che accompagnerà i nostri figli nei prossimi 20 anni ed è una scelta di vita, come quella che si diceva prima fra centralismo, burocrazia e libertà e produzione. La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America aveva queste 3 righe. Tutti gli uomini sono creati uguali, sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti, la vita, la libertà, il perseguimento della felicità. Dalle scelte che verranno prese in quest'Aula dipenderà il futuro dei nostri figli. Qualcuno ha avuto quantomeno l'onestà intellettuale di dirlo. Qualcuno vede per l'Italia un futuro da colonia cinese. Qualcuno vede per l'Italia un futuro da colonia tedesca. Io, la Lega, il centrodestra e i democratici di questo paese vedono per l'Italia un futuro orgogliosamente italiano. Grazie e buon lavoro. La prossima volta non ci porti promesse, ci porti fatti realizzati. Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Bernini, ne ha facoltà per 10 minuti. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, Governo, colleghi. Ho sentito dire menzogna. In realtà 158 è un numero reale. È il numero che la maggioranza ha conseguito per lo scostamento di 550 miliardi da destinare alla sofferenza dell'Italia, a cui la maggioranza ha contribuito con voti determinanti. Vi prego, cominciamo dicendoci la verità. Signor Presidente del Consiglio, no, la maggioranza ha contribuito, a cui la minoranza, chiedo scusa, la minoranza a sua volta ha contribuito, rendendosi determinante per il futuro del Paese. Però, signor Presidente del Consiglio, io ancora una volta mi rivolgo a lei. Ci siamo visti in diverse occasioni in quest'Aula e lei ci ha sempre parlato al futuro. Diremo, faremo, daremo. Il futuro è adesso. Adesso dobbiamo cominciare a fare fatti. Oggi l'ho sentita dire una cosa strana che non aveva mai detto. Una menzione particolare a settori in crisi. Il turismo, la cultura, la famiglia. Ma qui non siamo, signor Presidente del Consiglio, a un premio letterario o alla notte degli Oscar, qui non ci sono menzioni, qui siamo in Parlamento, la task force numero uno della Repubblica Italiana. Qui ci sono per lei commissioni, commissari, comitati, cabine di regia. Questa è la casa degli italiani, il luogo che rappresenta tutti i legittimi interessi degli italiani. L'unico luogo dove lei, sino ad ora, non ha cercato. E devo dire, questo ci ha veramente profondamente turbato, perché questo significa che lei ha cercato di mettere all'angolo il Parlamento. Un Parlamento che in realtà rappresenta tutto quello che lei è. Lei ha giurato su di una Costituzione che fa del Parlamento la centralità, il luogo centrale della democrazia italiana. Lei non solo ha trascurato il Parlamento, ma ha preso poteri che non ha gestito in proprio, delegando la responsabilità dei suoi poteri a comitati tecnico-scientifici. Ma, signor Presidente del Consiglio, governare non significa delegare, significa scegliere. Governare non significa non assumersi responsabilità,
significa fare sintesi, non avere paura, non fuggire. Anche oggi lei, signor Presidente del Consiglio, glielo dico con profondo rispetto, anche oggi lei sta fuggendo dal voto, dal giudizio delle opposizioni, dal nostro giudizio, dal giudizio dei suoi congiunti, dei suoi affetti stabili o quasi, qualcuno più stabile, qualcun altro meno stabile, sta fuggendo dagli amici veri, la sua maggioranza. Però, signor Presidente del Consiglio, non si può fuggire dal Parlamento. Veda, lei comunque sarà giudicato. Io questo l'ho percepito quando domenica, in occasione del suo ultimo show televisivo, mi sono resa conto, ci siamo resi conto tutti, che qualcosa è cambiato, qualcosa si è rotto tra lei e il Paese. Sa perché? Perché siamo stati inondati, questo lo possono dire i colleghi dell'opposizione, sono sicura, in piena onestà intellettuale anche i colleghi della maggioranza, siamo stati inondati di richieste disperate, guardi, queste sono solamente alcune, richieste disperate di cittadini altrettanto disperati che si chiedevano cosa fare, come gestire la fantomatica fase 2, che deve essere chiarezza, chiarezza di intenti, non opacità di procedure, incertezza su date che slittano sempre troppo avanti, opacità sui termini. Questo lo ha detto il collega Salvini che mi ha preceduto. Non è un gioco, non è un gioco semantico. Lei parla molto bene, signor Presidente del Consiglio, e anche un fantastico taglio di capelli che tutti la invidiamo. Però sa, le italiche chiome ultimamente sono un po' abbandonate a loro stesse anche per colpa sua. Quindi, dicevo, noi nel momento in cui parliamo con queste persone, dobbiamo essere la voce di queste persone. Io le consegnerò tutti questi documenti, sono lettere, mail, i nostri social sono stati inondati di queste richieste, di persone che dicono: noi vogliamo riaprire le fabbriche, vogliamo rientrare nelle nostre aziende, vogliamo riaprire i nostri uffici, vogliamo riaccendere la luce nei nostri negozi, risollevare le saracinesche, vogliamo riaccendere i fornelli, la macchinetta del caffè, vogliamo riassistere i nostri anziani, vogliamo aiutare i nostri figli disabili che non hanno avuto nessun riabilitatore. Lei parla di disabilità, sono stati abbandonati per 2 mesi, Alessandra, abbandonati per 2 mesi, parlo della mia collega di Bergamo, abbandonati per 2 mesi. Signor Presidente del Consiglio, questo è il mondo reale. Noi dobbiamo riconnetterci con il mondo reale, non dobbiamo avere paura di dir loro la verità e soprattutto non dobbiamo pensare, siamo in diretta televisiva, che non vedano e non comprendano quello che il governo sta facendo. Molto banalmente e concretamente, abbiamo bisogno di fatti, abbiamo bisogno di stoppare le scadenze fiscali, che non vi venisse in mente a giugno di chiedere a chi non ha guadagnato fino ad ora di pagare le tasse. Le tasse devono essere spostate almeno al 31 di dicembre del 2020. Che non vi venisse in mente, l'ho già sentito, di presentarvi con 8 milioni e mezzo di accertamenti fiscali davanti alle porte di chi sta tentando faticosamente di riaprire un negozio e magari si trova davanti il funzionario di Equitalia. Che non vi venisse in mente. Abbiamo bisogno di pace. Abbiamo bisogno di fare un patto tra lo Stato e i contribuenti. Lo Stato non può essere un pagatore lentissimo che paga forse se e quando vuole, pensate a tutti i debiti che la pubblica amministrazione deve pagare agli imprenditori e non ha ancora fatto, 70 miliardi. Non basta dire di liberarne 12, non avete ancora liberato nulla. Signor Presidente del Consiglio, lei sta continuando sempre a parlare al futuro, ma è da 2 mesi che noi la sentiamo parlare al futuro, è troppo. Il futuro è adesso. Abbiamo bisogno di avere la certezza che chi è entrato in questa crisi con problemi reali, magari con debiti, non ne uscirà ancora più debole. Abbiamo capito che il Covid non è una livella. Chi è entrato debole ne uscirà ancora più debole. E noi dobbiamo aiutare ad evitare che questo accada. Abbiamo sentito dire
Al ministro Gualtieri, a lei, nessuno dovrà perdere il lavoro per colpa del Covid. Non è vero, non sta succedendo questo. Noi dobbiamo tutelare le libertà di questo Paese, prima di tutto la libertà. Principe, il diritto al lavoro. Noi abbiamo il dovere, lei ha il dovere, e noi abbiamo il dovere di costringerla a farlo, di rendere le sue etichette reali, di rendere i suoi titoli contenuti. Decreto liquidità, ne vogliamo parlare? Qualcuno di voi conosce imprenditori che siano riusciti a uscire dalla selva paludosa della burocrazia del decreto liquidità ottenendo un prestito in banca? Addirittura l'Associazione Bancaria Italiana si è scusata in anticipo dicendo: abbiamo paura che succeda qualcosa, abbiamo paura che si creino dei malesseri sociali perché noi non siamo in grado di fare quello che il governo ha detto che noi potremmo fare. Non siamo in grado. Per 25.000 euro. Per 25.000 euro. Per non parlare delle garanzie ulteriori che dovrebbero avere maggiori prestiti destinati a medio-grandi imprese che sono assolutamente inaccessibili. Allora non chiamiamo liquidità quello che è assolutamente illiquido. Non prendiamo in giro gli italiani, perché gli italiani, signor Presidente del Consiglio, ci guardano, la guardano e sanno chi ha responsabilità e perché. Ancora, ci sono 12 milioni di cittadini che stanno aspettando la cassa integrazione. E il bonus, quel famoso bonus di 600 euro, che sono 470 perché non è nemmeno esentasse, lo stanno ancora aspettando. Ci sono milioni di italiani, di imprese artigiani, commerciali, industriali, che chiedono in condizione di sicurezza di poter riaprire. Signor Presidente del Consiglio, mi guardi. Questa deve essere gratuita, questa deve essere gratuita per fare riaprire l'Italia. Ci renda liberi, renda gli italiani liberi, restituisca agli italiani la libertà. Ho sentito parlare molto bene di sottrazione della libertà da una parte della maggioranza, opposizione, non ho capito. Però comunque si parlava molto bene di libertà da una parte di quell'emiciclo. La libertà non è qualcosa che lei toglie e restituisce. La libertà è parte di noi, la libertà personale, la libertà di circolazione, la libertà di stabilimento, la libertà di movimento, la libertà di culto. 15 persone possono stare in chiesa se c'è il defunto, se non c'è il defunto no, signor Presidente del Consiglio, no, questo è troppo. Allora ci restituisca la nostra libertà, restituisca agli italiani la loro libertà. Soldi subito e veri, contributi a fondo perduto, stop alle scadenze e agli accertamenti fiscali, stop alla burocrazia. Ma signor Presidente del Consiglio, il futuro è adesso. Non venga più in quest'Aula a parlare al futuro, perché non lo possiamo accettare. Lei non ci ha mai teso la mano, signor Presidente del Consiglio, anche se noi le abbiamo dato la nostra disponibilità. Però si ricorda, no, guardi, l'opposizione costruttiva è un percorso a doppio senso, non è un percorso di ascolto unilaterale, di obbedienza di un'opposizione che vede respinti sistematicamente tutti gli emendamenti e tutte le buone ricette pensate nell'interesse del Paese. Non ci piace essere presi in giro e non ci piace che siano presi in giro gli italiani. Vogliamo la libertà. Perché, signor Presidente del Consiglio, e con questo ho concluso, come diceva giustamente Piero Calamandrei, la libertà è come l'aria. Solo quando ti manca ti accorgi di quanto sia essenziale. E per difendere tutte, ma tutte le libertà, principalmente la libertà di lavorare, domani è il 1° maggio, che sia la festa del lavoro, non la festa fatta da voi al lavoro e ai lavoratori. Per difendere tutte le libertà, in testa la libertà di lavorare, Forza Italia, come sempre, c'è.